IFA 2019, siamo allo stand di Nilox e vi faccio vedere alcuni dei suoi nuovi modelli di monopattino elettrico, o meglio non alcuni, proprio tutti quelli nuovi che hanno portato qua ad IFA. I primi tre sono identici, cambia soltanto il colore, non so nemmeno se riuscite ad apprezzarlo molto. Il primo che sto inquadrando ora è di un verdino qua in basso, poi ci spostiamo sul modello grigio e infine su quello all black. Comunque la particolarità di questi è di essere completamente ripiegabili, manubrio e regolabile su tre altezze diverse, si sfilano anche le manopole per riuscire a portarlo con più facilità, arriva al massimo a 20 km orari e costa appena 269 euro, quindi adatto proprio per chi voglia il minimo ingombro. Il freno è qui sul parafango posteriore, c'è anche lateralmente, lo vedete, un piccolo cavalletto, l'indicatore della batteria al centro lì in basso, nessun computerino di bordo, il clacson e anche l'acceleratore al manubrio, perché diciamo che per legge ci vuole. Si sfila, dicevo, il manubrio appunto agendo su questa leva qua al centro. Abbiamo poi il modello che personalmente mi piace di più, è quello più urbano, con questo controllo elettronico al manubrio, più o meno sono le marce, ovvero 6, 20, 25 km all'ora, clacson e luci, supporto per smartphone. Qui abbiamo un computerino, vediamo se si accende in qualche modo, ma no, forse dovrei provare a girare la chiave, esatto, perché l'accensione in questo caso è a chiave, una cosa effettivamente piuttosto particolare, con questo computerino che segna la velocità, i chilometri percorsi, i chilometri parziali, eccetera. Ora è meglio rispegnerlo. Accelerazione tramite manopola, freno l'avete visto probabilmente prima, il manubrio è regolabile in altezza come volete voi, poi è collassabile davanti, provo a farvi vedere anche il dettaglio del faro, piuttosto originale e carino. 419 euro, anche lui regolabile sulle tre velocità che vi ho detto prima, anzi lui arriva appunto fino a 25 km all'ora al massimo, circa 20 di autonomia se non ricordo male. E infine abbiamo il modello di punta, che è ancora però un mock-up, quindi non è detto che sia proprio del tutto definitivo in questo modo, che ha le ruote da 12 pollici tubeless con freno a disco posteriore come state vedendo in questo momento. Il prezzo è superiore agli altri, 499 euro, freno sempre al manubrio, regolatore di velocità tramite questo computerino per limitarla appunto a 6 o 20 km orari, lui non arriva a 25, autonomia se non mi ricordo male di circa 30 km, insomma, e ha un peso di 15 kg lui, 12 kg quello nel mezzo e se non ricordo male 10 quello più piccolo, ovviamente vanno a calare. E adesso ci spostiamo rapidamente anche sulle nuove action cam dell'azienda, tra cui il modello entry level che è comunque una 4K come state vedendo qua in basso, solo 59 euro per lei. Poi abbiamo la 4K naked perché è impermeabile senza bisogno dello scafandrino, insomma, apposito, che comunque è incluso in confezione in modo da mandarvi fino a 30 metri di profondità. 4K anche per lei, seconda batteria, telecomando, touchscreen, 99 euro, quindi prezzi veramente aggressivissimi. E poi abbiamo anche il modello con schermettino ribaltabile, vedete? Il flip display, seconda batteria inclusa, 4K anche per lei, 30 metri di profondità con la custodia impermeabile inclusa in dotazione. E infine concludiamo con l'ultimo nuovo modello, che è la mountain bike, che va a completare la schiera di bici elettriche che già l'azienda forniva. Mountain bike che come vedete ha qua nella parte centrale la generosa, insomma, batteria, che dovrebbe garantirvi, insomma, una buona autonomia. La velocità è limitata anche nel suo caso a 25 km all'ora con pedalata assistita, dopodiché poi, insomma, potete anche andare oltre se ne siete in grado. 45 km di autonomia con pedalata assistita, però appunto non è una cosa che magari utilizzerete costantemente, quindi alla fin fine potrete farci anche dei giri molto più lunghi. Per quanto riguarda questo rapido tour delle novità di Nilox è tutto, da parte mia come sempre un saluto e alla prossima!